L'autunno caldo della politica. Ben ritrovati a Pubblica Piazza. In premessa un saluto ad Emily Casciaro che oggi ha dato forfè. Le auguriamo di ritornare presto in questo che è e rimane il suo salotto televisivo. In anteprima avete visto la bella intervista realizzata dalla nostra inviata a Roma Michela Mancini al deputato Pino Galati. Di passaggio da Forza Italia ad ALA, il nuovo movimento, la nuova forza politica che ha tenuto a battesimo l'ex fiduciario di Berlusconi, Denis Verdini, una intervista molto ricca, un'intervista vera in tutti i suoi passaggi. Ne discuteremo dei contenuti di questa intervista, ma non solo di questo, ma di tanto altro ancora, con gli ospiti oggi in studio. Inizio col salutare Luigi Guglielmelli, che è il segretario provinciale del Partito Democratico a Cosenza, che negli ultimi giorni è stato anche al centro delle cronache politiche. È un aspetto che approfondiremo nel corso di questa puntata di Pubblica Piazza. Un saluto a Domenico Tallini, che sapete è il coordinatore provinciale a Catanzaro di Forza Italia, di recente investito dalla coordinatrice regionale Iole Santelli del compito di ricomporre i cocci di un partito che vuole ritornare ad essere primario anche nella provincia del capoluogo di regione, ma rimane Mimmo Tallini, battagliero, consigliere del gruppo misto, e anche questo è un aspetto che vaglieremo nel corso di questo incontro con Pubblica Piazza. Infine saluto Giuseppe Mangialavori, consigliere della Casa delle, consigliere regionale della Casa delle Libertà, ma altresì coordinatore provinciale a Vibo Valentia di Forza Italia, anche egli, come il collega Domenico Tallini, in prima linea in questo percorso di rilancio degli azzurri in Calabria. E poi, in ultimo, ma non in ultimo, il nostro Pasquale Motta, l'inviato speciale della CI, nonché direttore responsabile della nostra testata online, la CNews24.it. Entriamo subito nel merito, però, di questa puntata di Pubblica Piazza, del nostro autunno caldo. Noi abbiamo isolato tre schede che riguardano ovviamente le parole proferite dall'onorevole Pino Galati. Invito la regia a mandare in onda la prima. Cosa ha detto Pino Galati in questa intervista? Il nostro obiettivo, cioè quello di ALA, è costruire un grande centro moderato. Parto con Giuseppe Mangialavori. E voi di Forza Italia, che ci state a fare in Calabria? Ma ho seguito con attenzione l'intervista che avete fatto all'amico Pino Galati. Onestamente qualche passaggio penso sia assolutamente approfondirlo. Prima di tutto, se partiamo da questa frase, non so come un'aggregazione di palazzo quale è ALA, quindi Non lo ritengo un partito. La semantica è importante. Cosa si intende per aggregazione di palazzo? Io voglio vedere, cioè io penso che ci siano due tipi di aggregazioni. Un tipo di aggregazione che nasce dalla necessità del popolo e un altro tipo di rappresentazione che nasce dalla necessità di creare un qualcosa all'interno di un palazzo. Io penso che ALA appartenga alla seconda classe, e mi chiedo come un'aggregazione di poche persone possa ritenere di avere un ruolo da protagonista nella costruzione di un grande centro moderato. Io penso che un'aggregazione come quella di ALA al massimo può aggregarsi ad una delle due formazioni che ci sono adesso, o centrodestra o centrosinistra. Quindi penso che avrebbe dovuto dire che molto probabilmente stanno cambiando idea rispetto a quella che è la strada che finora hanno seguito. In più, sempre mi sono segnato una frase dell'onorevole Galati, diceva che Berlusconi è stata una grandissima risorsa per il centrodestra, ma che ormai ha esaurito quella che era la sua verve, molto probabilmente non lo ritengono più attrattivo. Beh, mi sembra che il leader di ALA sia Verdini. Ora, dire che Berlusconi abbia esaurito la sua verve e riconoscere a Verdini, onestamente, mi viene un sorriso. Molto probabilmente c'è dell'altro, non so qual è, però insomma ritengo. Scendiamo da Roma
in Calabria. Domenico Tallini, tra l'altro Galati dice un'altra cosa. Seconda scheda, la sconfitta di Forza Italia alle regionali. Alle regionali Forza Italia non ha saputo unire tutte le forze alternative al centrosinistra. Lei era di questa partita, lo è stato anche se in un ruolo diverso, lo stesso Pino Galati. Concorda con quanto dice il suo ex amico? Ma in parte le cose che dice possono essere anche vere, nel senso che Forza Italia in un momento difficilissimo aveva questo compito e con sincerità tutto quello che era avvenuto, non certo per la Forza Italia calabrese, o meglio, non certo per responsabilità del coordinatore regionale di Forza Italia, Iole Santelli, è avvenuto tutto quello che è avvenuto, la scissione in campo nazionale, l'adesione del nostro governatore ad NCD, la scissione nella NCD calabrese tra gli amici di Scopelliti e quelli di Gentile. Io penso che il miglior chirurgo mondiale non avrebbe potuto riuscire a fare un'operazione magistrale. Io credo invece che poi alla fine, anche davanti ad una sconfitta annunciata, perché la partita è stata impari, bene o male siamo riusciti a mettere in piedi una coalizione da cui ripartire. E il risultato ottenuto in Calabria, e qua non sono d'accordo con Pino Galati quando dice che la realtà calabrese rispecchia un po' quella nazionale, in Calabria abbiamo ottenuto tra Casa della Libertà e la lista di Forza Italia vera e propria, l'area di Forza Italia, circa il 21%. Non mi sembra una percentuale da buttare via, da cui ricominciare per ricostruire, e oggi se ne sente già il bisogno e la necessità, dopo appena meno di un anno di gestione del centrosinistra, alla regione la necessità di costruire l'alternativa al centrosinistra. Quindi, così come, se me la consente, ritornare un po' sulla prima domanda, io faccio gli auguri a Pino Galati, perché se lui ha l'ambizione di costruire, avesse detto un centro, allora magari avesse detto, ma quando dice un grande centro, e se Fini, Monti e Casini praticamente sono riusciti a fare un centrino, sono spariti anche dalla scena politica, io auguro, perché sicuramente le qualità politiche ce l'ha Pino Galati, avrà anche una ricetta magica, io auguro di poterlo realizzare. Insomma, noi siamo per la costruzione di un'area moderata. Chiedo il conforto di Pasquale Motta su un aspetto che ho annunciato, insomma, in premessa voler vagliare. Quanto può essere credibile il rilancio di Forza Italia laddove vengono nominate due autorevoli, su questo non c'è, insomma, discussione, credo, due autorevoli espressioni del partito a guidare due province che però in consiglio regionale stanno sotto un vessillo che, a parte la bellissima bandiera che sfoggiava con grande orgoglio alla seduta di insediamento Domenico Tallini, però non mi pare che il vessillo del gruppo al quale appartengano sia quello di Forza Italia. No, vabbè, a parte il fatto della credibilità, non mi permetto di dire... Credibilità e rilancio, non parliamo delle persone la sulle questione quali della massima credibilità, stima e massima considerazione. Nella frammentazione del quadro politico oggi se ne trova poco a destra, a centro e nella sinistra, perché dobbiamo prendere atto di un fatto, diciamo... A sinistra di più perché siete più numerosi. No, io, diciamo, io vengo da lì ma non mi ritrovo più neanche in quella... sono rimasto più romanticamente legato a quando ti vedevo sui banchi del MIS ma quella è un'altra epoca. Insomma, il problema di oggi è che al di là delle analisi continuano ad esserci scontri legati, diciamo, ai capi aria, che qualcuno li definisce volgarmente, io non sono d'accordo, capi bastone, all'interno delle forze politiche. Allora, Forza Italia c'è un problema a livello nazionale, gli indicatori diciamo percentuali la tengono comunque ferma al 10%. L'epoca in cui Berlusconi era attrattivo, diciamo, è ormai lontana, l'azione berlusconiana da questo punto di vista è meno attrattiva di quello che è stato il Berlusconi negli anni passati, ma lo è anche per un fatto inagrabile. Ormai siamo un ottantenne che continua a tirare la baracca, che è abbastanza, diciamo,
frastagliata. In Calabria la cosa, diciamo, la frammentazione del centrodestra è legata a fattori. Qui abbiamo Mangialavori meno perché insomma anagraficamente è arrivato. Ma insomma, fino a un anno fa Tallini e Galati, e qui siamo ai retroscena, ma sono Tallini e Galati erano nella stessa area, poi hanno avuto uno scontro che è legato alla elezione della presidenza della provincia. Pino Galati contesta a Tallini di aver votato Enzo Bruno e non il candidato del centrodestra, che non mi ricordo come si chiama, che insomma era legato a Galati. Da lì insomma c'è stato il progressivo allontanamento. No, non dice questo Pino Galati. Più o meno così, le cronache ci hanno consegnato questo, ci fu anche una discussione molto accesa la sera stessa dopo le elezioni. Ora, indubbiamente Tallini erano due gambe molto importanti, soprattutto nella provincia di Catanzaro. Tallini teneva bene la città di Catanzaro, Galati altrettanto bene. Queste due gambe hanno cominciato a camminare diversamente e la situazione si è un po' disastrata a livello del centrodestra. Poi sul resto direi. Ecco, per chiudere questo punto... ai due interessati, quanto è credibile il percorso di rilancio che ha innescato Forza Italia grazie anche al vostro contributo? Mangialavori. Questo lo dirà naturalmente il tempo. Io da quando l'onorevole Santelli mi ha affidato questo compito, insomma, a prescindere dalle polemiche che mi fanno sorridere, perché ho già risposto a qualcuno che mi ha fatto questa domanda. Dice, sì, ma tu sei di un'altra lista, appartiene al gruppo Casa delle Libertà. E io ho risposto semplicemente dicendo di andare a guardare negli annali di Forza Italia da quanto appare il nome di Mangialavori, prima Antonino e poi Giuseppe. E anche Giuseppe da quanto appare negli annali di Forza Italia. Per cui che mi sia candidato e appartenga a un partito, diciamo, a un gruppo regionale, che non si chiama Forza Italia, ma è una costola, il braccio di Forza Italia, mi sembra veramente ridicolo. Detto questo, quanto sarà credibile la riorganizzazione di Forza Italia? Come dicevo prima, lo dirà il tempo. Noi naturalmente ci dobbiamo impegnare affinché tutta quell'area moderata che non si riconosce nel centro-sinistra e che adesso onestamente è un pochettino disorientata perché non ritrova un contenitore, una casa dove stare, noi dobbiamo far sì che questa casa, ognuno per i propri territori, naturalmente collaborando e cercando l'aiuto di tutti, possa far sì che questa casa ritorni ad essere un'attrazione per il movimento. Quindi da qui io mi auguro, a poco vedremo quanto la nostra azione sarà stata incisiva. L'idioma, mi pare di capire, Tallini è un po' quello di Galati, anche noi vogliamo fare il centro democratico, però anche a lei con la possibilità di rispondere e di spiegare quanto dal suo punto di vista è credibile questo percorso. Ma intanto si è sempre detto che Forza Italia era un partito di plastica e si è criticato Forza Italia perché era un partito di plastica. Oggi Forza Italia si affida, io mi permetto di dire, di avere simili caratteristiche, non vorrà offendersi se io mi paragono, ma sicuramente dal punto di vista del radicamento sul territorio credo che oggi affidare a noi il partito, l'organizzazione del partito, significa anche cambiare metodo, passare da un partito di plastica. Ed io vi inviterei pure a fare una riflessione sul fatto che oggi è cambiata la politica in Italia, è cambiato anche il sistema di fare politica in Italia, ma soprattutto nel meridione, dove il radicamento, il contatto con l'elettore era, ormai c'è una grossa fetta di opinione pubblica che ormai non va a votare. Se voi pensate che oltre il 50% delle ultime tornate elettorali non si è recato alle urne, significa che questa fetta di elettorato, soprattutto al sud, si è affrancata dalla classe politica. Se aggiungiamo che chi fa la politica ormai è i mass media, ecco, le televisioni, fate bene a fare capire, a mandare messaggi all'opinione, allora voglio dire che oggi si sta passando dal partito virtuale o di plastica al partito radicato sul territorio. Proprio con l'obiettivo,
con l'obiettivo di recuperare alla politica quella credibilità che noi pensiamo di avere, anche perché lo abbiamo dimostrato sul campo con i nostri consensi elettorali. Grazie Dallini, voltiamo pagina, ultima parte dell'intervista di Galati, terza scheda, invito la regia a mandare in onda cosa ha detto. Oliverio è frenato dai riti interni al Partito Democratico, giudizio ovviamente tranciante quello di Galati sul governo regionale. Invito però la regia a mandare anche la nostra quarta scheda relativa a ciò che ha detto Marco Minniti a Cosenza, un'iniziativa a Cosenza, Guglielmelli è una quercia per il partito cosentino. Come si coniugano queste due espressioni? Da un lato abbiamo i riti del Partito Democratico che diciamo, non riesce a trovare pace in alcun modo, e all'interno di questi riti c'è la posizione di Luigi Guglielmelli, critico, fortemente critico con l'iniziativa assunta dal coordinatore regionale, dal segretario regionale del Partito Democratico Ernesto Magorno, che cala in Calabria, nella sua Calabria, Ferdinando Aiello in quota renzian carboniana, possiamo dire, e ciò crea un problema non di poco conto. È un problema risolto, Guglielmelli? No, intanto voglio ringraziare Marco Minniti per l'espressione che ha usato nei miei confronti, davvero mi ha fatto molto piacere. Il PD non ha dei riti, il PD è un partito che non è di plastica, come diceva prima l'onorevole Tallini, solo che loro ancora lo devono costruire, noi l'abbiamo già. È un partito che ha una democrazia interna, discute, si confronta, cerca di trovare delle soluzioni, quindi non sono riti. Il problema è forse che in questi mesi non abbiamo avuto un dibattito franco e vero, nel senso che ci sono visioni diverse, ci possono essere in un partito che rappresenta il 40% degli italiani, almeno alle ultime elezioni europee è stato così, ci possono essere anche visioni differenti, però bisogna trovare l'intelligenza e la responsabilità di aiutare un processo di rinnovamento e di cambiamento che sta realizzando Matteo Renzi a livello nazionale e che a mio avviso sta realizzando Mario Oliverio a livello regionale. Quindi poi io la mia criticità sul provvedimento del mio segretario Magorno l'ho espressa, io l'avevo espressa di il vero in una, come sono abituato a fare, per una corrispondenza interna, ma se posso fare una critica al PD è proprio questa: qualsiasi cosa ci scriviamo finisce sulla stampa, non per colpa dei giornalisti ovviamente, per colpa di Pasquale Motta nostra. No, per colpa dei dirigenti del PD. Io in quella lettera ho detto ad Ernesto Magorno che è stato un errore dal punto di vista formale, un errore dal punto di vista politico, e quindi ho chiesto che sia, non che sia convocata perché lo prevede lo statuto, che sia anticipata la direzione regionale per avere una discussione politica su Cosenza, su Crotone, su Rossano, cioè su tutti quei comuni in cui si andrà a votare. L'ho fatto senza nessuno spirito di sfida, questo voglio che sia chiaro, però penso che appunto per avere un partito vero bisogna andare nei luoghi di discussione preposti e fare le discussioni vere e cercare di capire cosa vogliamo fare. Quindi io ho assunto un atteggiamento di partito, ritengo, molto responsabile. Ho chiesto l'anticipazione perché siccome la dobbiamo fare entro 30 giorni questa direzione, che la si faccia subito e si evitano anche momenti di incertezza e di voto politico che ci si possono creare in queste settimane. Pasquale, che sta succedendo da quelle parti? Come ho detto prima, diciamo, riferendomi un po' e riportando l'aneddoto in relazione ai problemi del centrodestra, chiaramente Guglielmelli recita il ruolo del segretario eccetera eccetera, ma insomma io sono d'accordo con l'espressione di Galati, cioè, mi pare che Mario Oliverio in questo momento non abbia opposizione, con tutto il rispetto per gli interlocutori, ma non è incisivo, tranne Tallini che nei consigli regionale in qualche modo li movimenta, cerca, ma insomma sostanzialmente non è l'opposizione che in qualche modo poteva fermare. Sostanzialmente inconcludente, no? No, questo non mi permette, io, perché tu sai che ti voglio bene e ti stimo. Io ti voglio dire che si è fatto già male per la mia opposizione e si farà ancora più male tu possa immaginare. Ma non lo metto... Non è per sminuire. Te lo dico perché poi te lo posso pure dimostrare. Non è per sminuire... Ogni tanto avete definito folcloristica la mia opposizione. Vedrete. Ma c'era un significato della rivolta all'interno. Ma questo è normale. Ma voi state ogni giorno in Parlamento.
momento con i grillini che vi deridono, con i cartelli. Scusa, adesso a voi, un attimo di ordine. Scusate, può darsi che, insomma, non per sminuire il ruolo, ho detto, non mi pare un'opposizione che possa in questo momento frenare di popolo, l'azione di popolo, dopodiché che chiaramente Tallini fa la sua posizione, molto probabilmente questa opposizione avrà inciderà in eventuali incidenti di Oliverio, ma voglio dire, non è l'opposizione in grado di bloccare un'azione di governo. Chi sta bloccando l'azione di governo mi pare normale che è una lotta interna al PD. Ieri è stata varata un'altra area all'interno del PD, Dio ce ne scampi il libro, se mi chiedete quante aree sono, non le conosco, però dietro un'area c'è una cosa, c'è un esponente nazionale che in Calabria non si comprende quale torta deve proseguiremo questo discorso. Poi ho la mia opinione dopo anche sul perché un attimo, ora che abbiamo aperto il discorso sui democratici progressisti, invito la regia appunto a mandare in onda la dichiarazione che noi abbiamo raccolto proprio ieri alla Mezza Terme, dove Giuseppe Giudice Andrea e i suoi colleghi aderenti allo stesso gruppo hanno tenuto a battesimo appunto i democratici progressisti. Regia. Quest'area interna al Partito Democratico e che fa capo al Partito Democratico, alcuni di noi hanno detto che è una vera e propria costola. Io dico che abbiamo avuto la fortuna di essere stati eletti all'interno di liste che magari non avrebbero avuto la possibilità di avere dei loro rappresentanti se avessero candidato i loro candidati all'interno di liste del PD, visto anche il numero dei voti. Vogliamo però dare voce a tutte quante le persone che hanno contribuito alla nostra elezione, compresi quei candidati che sono ai loro rimasti fuori dal consesso regionale, ma che sicuramente grazie ai consensi che hanno raccolto hanno contribuito in maniera forte alla nostra affermazione. Questo perché vogliamo dare una mano al governo di centrosinistra, vogliamo dare una mano al PD, vogliamo dare una mano al governatore Oliverio nella gestione di quella che è l'attività di questa amministrazione regionale, perché non debbano più ripetersi esperienze negative come quella che ci ha preceduto. Dobbiamo fare in modo che questo avvenga attraverso l'attività alacre di consiglieri. Noi abbiamo presentato numerose proposte di legge, di recente, giusto per citarne una norma di abolizione, quindi un emendamento per l'abolizione di un articolo della legge 35 del 96, l'articolo 8,2 bis, che prevede oggi la possibilità per i consiglieri regionali che siano privi dei titoli di poter partecipare alle nomine della presidenza del consiglio. Vogliamo eliminare questo articolo perché riteniamo che se un cittadino eletto o meno al Consiglio regionale debba avere dei requisiti per poter prendere possesso e realizzare e gestire determinati uffici, debba farla a maggior ragione se è stato eletto in Consiglio regionale. Quindi nessuna casta più che possa autoriprodursi con nomine interne al Consiglio. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Giudice Andrea, che sarà il capogruppo di questa nuova area all'interno del Partito Democratico. Possiamo, Pasquale, chiamarla immediatamente corrente? Ma mi pare di sì, perché insomma questa qui è la lista democratici e progressisti. Doveva essere una lista civetta, poi tutti dovevano convergere nel gruppo del PD. A un certo punto questa diventa un'area, ieri è stata annunciata come un'area, c'è stato tutto un lavoro preliminare con dichiarazione e controdichiarazione, ma è evidente che questa è l'area costituita intorno a questa lista, che sono, diciamo, i nuovi consoli dell'onorevole Carbone, che a partire da Cosenza sta tessendo una certa tela. Giudice Andrea era eletto, diciamo, con la maglietta di Carbone. Un nuovo arrivato era un irriducibile marxista-leninista come Arturo Bova, che oggi invece si dichiara renziano. Un deputato di ex SEL, cioè i radicali di sinistra, che sono diventati ultra renziano come Fernando Aiello. Si è affacciato Enzo Ciconte, che ancora non lo danno formalmente come un carboniano, però, diciamo, in maniera carbonara so che ha già dei contatti per entrare in quest'area. Il tutto è in prospettiva del controllo di una fetta che guarda quello che dicevate voi prima, le elezioni politiche
di quale anno non lo so, perché questo qui non dipende da noi. Giuseppe Mangialavori, il Partito Democratico si fa opposizione da solo, Oliverio ha nella sua opposizione nel Partito Democratico e nelle iniziative che Tallini in maniera forse anche un po' così, un po' troppo arcigna, troppo irruente a volte, e voi altri? Ma guardi, io penso che l'opposizione, per quanto è possibile farla, la stiamo facendo, e dico per quanto è possibile farla per un semplice motivo, perché a parte comunicati stampa che insomma, più o meno ogni giorno produciamo, inviamo alla stampa, a volte lì su varie tematiche naturalmente, a volte la stampa insomma, le mette a disposizione dell'elettorato, altre volte no. Io penso che per noi consiglieri regionali il luogo dove dovremmo fare opposizione vera è il Consiglio regionale. Come bene sa il dottore Motta, che è inviato per conto vostro al Consiglio regionale, beh, se in ormai un anno abbiamo fatto 10 consigli regionali, sono tanti, ci siamo ridotti con un'attività che è assolutamente inesistente a dover fare forse un consiglio al mese perché è previsto dal regolamento. Quindi quando è che noi dovremmo fare un'opposizione seria? Guglielmelli, mi pare che Mangialavori abbia da questo punto di vista ragione da vendere. No, non ha ragione da vendere, perché il Consiglio si riunisce sulle materie che sono di sua competenza. Mi pare che, a differenza delle passate legislature, sia nelle commissioni sia nel Consiglio ci sia un attivismo dei consiglieri regionali maggiore, sia di centrosinistra che di centrodestra. Vedo tante proposte di legge che vengono proposte, appunto. Quindi mi pare che il Consiglio regionale stia anche riscoprendo un ruolo diverso rispetto al passato. Poi è chiaro, si fa opposizione, ma il Consiglio regionale non può durare 30 giorni su 30, durerà un giorno al mese. Se poi l'onorevole Mangialavori vuole fare opposizione, il problema non è l'opposizione di Palazzo, il problema è l'opposizione. Vede tante repliche della vostra trasmissione, per cui pensa che ci siano tanti consigli regionali. Ma io sto dicendo, in realtà, ribadisco che stiamo facendo a malapena un consiglio regionale al mese della durata di un'ora, un'ora e mezza. Allora, e questa è l'attività. I consigli regionali si fanno quando, appunto, quando c'è qualcosa farli da discutere. Quindi no, il fatto che non si tengano consigli regionali si fanno, vuol dire che non c'è nulla da approvare. Una quindi volta, qual è il lavoro volta che viene fatto? Allora, una io volta ricordo al commissario Guglielmelli che le commissioni sono segretario, sono non commissario. Scusi, chiedo scusa. Perché sono sempre i commissari. Chiedo scusa, non voleva essere una diminuzione assolutamente. Giustamente Guglielmelli è toccato dai commissari. No, chiedo scusa. Capisco questo frangente. Quindi ricordo che le commissioni, e non tutte, si sono insediate a maggio, quindi tutta questa attività delle commissioni dove sono? E se poi c'è un'attività, in ogni caso l'attività deve finire in consiglio regionale. Se non ci sono consigli regionali vuol dire che attività pre-consiglio regionale non ce n'è, per cui c'è assolutamente una contraddizione. Quindi molto probabilmente, ripeto, vedrà molte repliche vostre. Di certo uno allora degli aspetti, ecco, lasciamo concludere Guglielmelli e poi... Eravamo abituati ai consigli regionali che si facevano di notte, quasi quasi dava l'impressione che si riunivano i consiglieri regionali in maniera carbonara per rubare i calabresi. Quei consigli regionali non ci devono essere più. È chiaro che il consiglio regionale si riunirà quando, nel momento in cui ci sono le esigenze proprio del consiglio. È chiaro che questa legislatura il consiglio regionale mi pare si sia insediato a gennaio, se non vado errato. Mi pare che stia lavorando, mi pare che l'attività legislativa abbia dei tempi, penso che da questo punto di vista non ci sono difficoltà. Certo, poi vanno completate le commissioni, ha ragione l'onorevole Mangialavori. Un dato consegnato alla storia comunque è che le inchieste giudiziarie anche in questa legislatura hanno inciso sui tempi della politica. Ricordiamo l'inchiesta Erga Omnes, altrimenti ribattezzata Rimborsopoli, che ha provocato un pandemonio politico che ha condotto anche il governatore ad azzerare il suo esecutivo e a barare la squadra dei tecnici, ma nelle ultime settimane si sono registrati nuovi colpi di scena. Noi li abbiamo sintetizzati in una nuova infografica. Ecco gli ultimi tre episodi che hanno caratterizzato lo strano connubio tra giustizia e politica. L'indagine che coinvolge Orlandino Greco, che ieri ha risposto al pubblico ministero della DDA di Catanzaro, Pierpaolo Bruni, è accusato di voto di scambio, accuse ovviamente tutte da dimostrare, tutte da riscontrare. Orlandino Greco si è difeso.
attende di difendersi di fronte al pubblico ministero Paolo Gentile, che è vicepresidente del Consiglio regionale ed è indagato nell'inchiesta sul bando dell'edilizia sociale, relativo all'edilizia sociale, che fu varato dal governo Loiero, successivamente ritirato dall'esecutivo Scopelliti. È uscito di scena l'intero esecutivo Scopelliti, di cui ha fatto parte anche Domenico Tallini, è uscito di scena da questa inchiesta. L'unico responsabile allo Stato, secondo la tesi dell'accusa, è proprio Pino Gentile. E poi ieri la vicenda che ha caratterizzato gli appalti ANAS, l'inchiesta della Procura di Roma, addirittura in arresto, agli arresti domiciliari, l'ex sottosegretario e presidente della Regione dal 1999 al 2000, Gigi Meduri. Domenico Tallini, lei ha vissuto in veste di indagato, imputato, delle vicende giudiziarie, una molto importante, l'ha vista anche recentemente uscire assolto con formula ampia. Cosa prova nel vedere i suoi colleghi coinvolti in queste vicende? Ma intanto l'approccio che in Calabria si ha è un approccio, se mi si consente, sbagliato. Io credo che, per esempio, guardando quelle tre foto messe insieme, io non ho assolutamente nessun rapporto personale e amicale con l'onorevole Gentile, però vedere l'onorevole Gentile inserito tra due esponenti del centro-sinistra, il primo implicato in un'indagine per scambio di voti con l'Andrangheta, il secondo in una indagine di tangenti legati anche al rapporto con l'ambiente della malavita, io credo che in questo momento già questa foto non dà la realtà così come dovrebbe essere. Mi pare questa che scheda è soltanto un diario di viaggio, cioè vuole sintetizzare gli ultimi episodi che hanno interessato. Poi dirò, in quella indagine dell'onorevole Gentile c'era tutta la giunta Scopelliti. Quindi anche il sottoscritto è stato interrogato, oggi non siamo più in quell'indagine, probabilmente, io lo auguro per tutte e tre, però io farei una distinzione tra un abuso d'ufficio e coinvolgimento in reati gravi rispetto alle quali, sia pur da posizioni in cui da garantisti noi vogliamo che fino al terzo grado di giudizio si debbano sicuramente essere considerati innocenti, però c'è una bella distinzione tra chi si trova implicato in vicende gravi che riguardano il rapporto con la criminalità organizzata, e io mi permetto qua di dire che quando Oliverio formò la giunta sapeva chi erano i soggetti che metteva in giunta, perché i tre c'entra, perché Erga Omens, se mi consenti, mi fai compiere, mette insieme un po' sinistra-centro, Rimborsopoli. Quando fece la giunta, Oliverio sapeva che questi soggetti erano indagati per una vicenda e che questa vicenda si poteva... Lei è indagato per Rimborsopoli? Lei è indagato per Rimborsopoli? Non lo so. Guarda, no, scusa, non lo so. Perché mi fai questa domanda? No, per sapere. Grazie a Dio non sono indagato. Ma tutto il Consiglio regionale è indagato per Rimborsopoli, voglio dire. Ma guarda, scusa. No, si può chiarire tranquillamente il... Per me, se io mi meraviglio perché fa questa domanda. Perché... Ma non c'era un avviso di garanzia, c'era un'indagine in corso. Cioè, voglio dire, c'era un'indagine in corso che riguardava tutti i consigli regionali. Certo. E che sto dicendo? E noi possiamo fare valutazioni politiche in base neanche a un avviso di garanzia, un'indagine di chi ricevono una il discrimine fra ciò che è eticamente sopportabile e ciò che è eticamente non è sopportabile in politica. Vorrei sentire da lui. Non può essere semplicemente questo
che può questo... determinare. No, no, ma allora, io, no, vale per tutto, non è che per dicendo un'altra no, cosa. Cioè, quindi no, chiariamo entrambi, entrambi avete la possibilità di chiarire. Prima Tallini, poi no, io richiamavo questo aspetto, perché io sono stato il primo. Non ho fatto una sola dichiarazione sulle vicende Rimborsopolo, pur essendo uno dei pochissimi consiglieri regionali a non essere implicato nella vicenda Rimborsopoli. Quindi, come vede io, pur essendo nelle condizioni di poter strumentalizzare, non l'ho strumentalizzato. Lo sta facendo. No. Quindi, no, Melli, per favore. Scusi, se fa una domanda, permette che io ti dico la... Né io ritengo oggi criminalizzabile chi si trova in questa vicenda. Sto dicendo solo una cosa, che quando l'onorevole Scopelliti, presidente della giunta regionale, si ipotizzò di inserire in giunta il consigliere regionale Morelli per una vicenda giudiziaria che aveva in corso, ritenne non opportuno inserirlo. Ora, per me, inserire dei consiglieri regionali che sono implicati in una vicenda, perché a volte è l'opinione pubblica, motivi di opportunità, di inserirli e definirli i migliori, insieme all'onorevole, mi si consenta, anche all'ex consigliere regionale De Gaetano, i migliori assessori che in quel momento si potevano poteva schierare. E allora poi invece sostituirli dopo la vicenda, perché è normale. Scusa. Se tu sei, poi le conclusioni di un procedimento si possono chiudere o con rinvio a giudizio oppure con l'assoluzione. Era normale che potessero trovarsi in queste condizioni. Era inopportuno. E questo sto dicendo io. E allora, alla luce di quello che c'era prima. Ma io sto dicendo che in questo momento in Calabria il PD, dalla vicenda dell'assessore, siccome conosco tutti, anche i soggetti che... Io non mi permetto di criminalizzare nessuno, però in questo momento c'è una vicenda morale che è tutta interna al PD, che va dalla vicenda... È necessario una cosa per dire che mentre noi continuiamo ad essere garantisti, il centrosinistra, quando si tratta di esponenti del centrodestra, criminali, si devono dimettere come alla Sacala e addirittura si invoca lo scandalo. Se... Invece adesso nemmeno si dice che l'onorevole Meduri è un esponente del PD. Nemmeno sui giornali lo leggiamo. Diritto di replica a Guglielmo. Consigli regionali ne fanno pochi, però se non stanno attenti neanche quei pochi che si fanno, la cosa è grave. No, perché... Perché Olivero fa quei tre assessori? Perché c'era in vigore uno statuto vecchio approvato dalla loro maggioranza che imponeva al Presidente della Regione di nominare un massimo di tre esterni e di nominare tre interni. Consigliere Tallini, intanto c'è un obbligo di mettere gli interni. Sì, c'è una regola che controlla. No, deve rispondere Guglielmo. Allora, se, tutti indagati erano allora. Deve rispondere Guglielmo. Quindi intanto c'era un obbligo sbagliato, tant'è che il centrosinistra la prima cosa che ha fatto è modificato lo statuto per consentire a Mario Oliverio, come a tutti i presenti di regione, di poter scegliere la squadra che ritiene più opportuna. Quindi si è fatta una valutazione intanto tra i consiglieri eletti nel Consiglio, e tra questi consiglieri sicuramente il Presidente Oliverio ha fatto delle scelte per dare rappresentatività ai collegi elettorali che ci sono state nelle ultime elezioni, premiando anche secondo me il risultato elettorale e appunto facendo quel tipo di giunta. Anche perché, ripeto, c'era un'indagine sul Rimborsopoli che riguardava tutti i consiglieri regionali e non singole persone, e il problema si è verificato non per le singole posizioni personali, che io ritengo che tutti quanti chiariranno, la maggior parte, io glielo auguro. Ma sono d'accordo. È stato colpito il sistema, cioè se vengono indagati in blocco 30 consiglieri regionali va in default il sistema, per cui la politica ha il dovere di reagire, ha il dovere di mettere in campo nuove misure. Quindi diciamo sicuramente Rimborsopoli ha inciso nella vita di questa legislatura, ma non è stato l'unico fattore che ha indotto Oliverio a varare la nuova giunta. Anzi, io ritengo che se Oliverio a gennaio propone di cambiare lo statuto per nominare tutti esterni o tutti interni, secondo le sue valutazioni,
significa che già all'epoca il presidente Oliverio aveva in mente di esercitare fino in fondo i suoi poteri. Poi ha dovuto fare i conti con lo statuto, poi sicuramente Rimbolzopoli ha esercitato un ruolo, perché è chiaro che quella vicenda ha influito, ma io penso che però non è stata l'unica, comunque non è stata quella determinante. Io penso che alla fine è stata fatta una scelta politica, questa non è una giunta tecnica, è una giunta politica, nel senso che l'ha voluta la politica. E questa scelta penso che sia stata fatta per diverse ragioni, che se vuole ne parliamo anche successivamente. Ecco, vorrei prima sentire, prima Mangialavori, poi le conclusioni di Motta, su questa domanda. Però, è però, possibile? Scusa, no, no, perché soltanto... 20 secondi. Anche meno, per dire che il mio ragionamento non era per criminalizzare gli amici che sono stati inseriti in giunta, invece era tutto l'opposto. Per me... Una volta che li metti in giunta, ma l'ho spiegato, e sai che la storia era questa, anche ma davanti non a questi li dovevi difendere. No, sto dicendo questo, sto dicendo appunto. Sennò io non auspico, ma, sennò, io sono scusa, sicuro. Allora, erano 10 secondi. I 10 secondi servivano soltanto a dire che io ritenevo che gli assessori messi in giunta, che erano anche i più votati, i più capaci, dovevano rimanere in giunta. Non era quello che li doveva cacciare. Che tu li avevi messi e difesi. Io sto dicendo, però 5 secondi davvero, io sto dicendo che non sono stati colpiti loro singolarmente, ma c'è stato un problema sistema. Di tutto il sistema politico, che si è risposto per dare dignità a tutto il sistema politico. Ecco, la domanda politico, e poi perché... Evidentemente... E io mi aggancio a questo, mi aggancio proprio a questo, lo chiedo a Mangialavori e poi vorrei la conclusione di Motta. Ma la politica perché se ne accorge sempre dopo? Cioè... Perché è la magistratura sempre ad anticipare la politica? E mi rivolgo a un soggetto che fino a questo, soggetto politico che fino a questo momento non mi pare abbia mai avuto incidenti di carattere giudiziario. Mangialavori. Spero di non averne mai. Guardi, io penso che prima di tutto rispetto alla magistratura, voglio che la magistratura faccia chiarezza, però ho altrettanto rispetto di chi in questo momento si trova indagato. Per cui mi auguro che la maggior parte delle persone coinvolte in questa inchiesta possano uscirne fuori. Me lo auguro veramente di cuore. Poi lei dice perché la magistratura, perché la politica ci arriva sempre dopo la magistratura. Beh, la politica soprattutto su un caso era arrivata prima della magistratura, cioè quando la Lanzetta aveva manifestato un pochettino di, per essere teneri, ma con Rimbolzopoli, non vuole mangiare la volta. La Lanzetta arriva a una vicenda sulla quale... Per chiarire, sono due vicende diverse. Allora, per evitare il battibecco... Ha maggior ragione, io infatti non voglio entrare... Per evitare il battibecco successivo, cioè la Lanzetta lamentava l'inserimento in giunta di De Gaetano in ragione di una vecchia indagine che nulla aveva a che vedere con Rimbolzopoli, nella quale De Gaetano non era... indagato. Fatto questo chiarimento, andiamo avanti. E per la quale non è successo nulla. Assolutamente, andiamo avanti. Sì. Non è successo nulla. Ha ragione, mi auguro che non possa succedere, che non succederà mai nulla. Però se dovesse succedere, onestamente, non so, vabbè che imbarazzo lo avete perso, però un po' di imbarazzo dovreste avere. Magari c'è una palla di cristallo, visto che lei forse ha qualche notizia. No, la palla di cristallo forse ce l'ha l'onorevole Lanzetta, io non ho detto io mai una parola, lei, anzi in qualche trasmissione io mi sono permesso anche di difendere l'onorevole De Gaetano, per cui io palle di cristallo non ne ho, molto probabilmente ce l'ha l'ex ministro Lanzetta. Perfetto. Io non ne ho, oppure sa qualcosa che magari io che sono di un'altra zona non so, e forse avreste dovuto fare attenzione a sentirla un pochettino. Andiamo avanti sul punto. Mi aveva chiesto, la politica arriva sempre... Perché arriva sempre seconda? Ma non lo so. Io penso che la politica spesso sbaglia. Cioè io sono dell'idea dell'onorevole Tallini. Secondo me Oliverio le avrebbe dovuti difendere, così come ha difeso l'onorevole De Gaetano prima, quando c'erano quegli attacchi giornalieri della Lanzetta, di Del Rio, eccetera, eccetera, avrebbe dovuto, per una vicenda molto più grave, avrebbe dovuto difendere i suoi migliori assessori anche nella seconda vicenda. Soprattutto, visto però, la posizione, chiedo però, scusa, di due indagati su tre, che siamo, è molto onestamente problema, leggera. Cioè, non circoscriviamo il problema semplicemente alla giunta regionale. Sì. Cioè, qui c'è un problema molto più vasto. Certo. Qui c'è un problema di selezione della classe dirigente, laddove... Sì. Inserisci delle persone in lista che poi magari vengono elette
o non vengono elette, il caso di Galdino a Crogliano, il fratello della dottoressa Antonella Crogliano, la cosiddetta Dama Nera, principale indagata nell'inchiesta di Roma, non se ne parla perché non è stato eletto, però è un problema di selezione della classe dirigente che non va, che non c'entra o che c'entra soltanto in via marginale rispetto a quello che è avvenuto dopo Rimborsopoli, questo è il punto. Certo. Ma che la politica abbia i suoi, che faccia i suoi errori non c'è l'ombra di dubbio, non c'è assolutamente ombra di dubbio, però non posso accettare dal PD una, la solita doppia morale, che l'altro giorno, vedevo, dopo una volta condannato Scopelliti, io vedevo l'altro giorno leggevo, non c'entra, è la legge che bisogna rispettare, se la legge dice non c'entra, è la legge che bisogna avere, consiglieri della tua maggioranza sono in galera per voto di scambio con l'Andrangheta, tuoi consiglieri della Giovanni e Guglielmelli, vi prego, sono in galera per voto di scambio, due, e sono in galera della tua maggioranza, e invece quelli che sono sono indagati, non condannati, no, sono stati condannati in via definitiva, vi prego, chiarirci, sono condannati in via definitiva, Guglielmelli, Tallini e Guglielmelli, vi faccio abbassare i microfoni. Leggiti i rapporti dei carabinieri. Tallini e Guglielmelli. Nella tua provincia, di esponenti del PD, quali sono i rapporti tra il PD o esponenti del PD? Domenico Tallini, consigliere Tallini. Sono stati pubblicati sui giornali. Consigliere Tallini. Sono stati pubblicati sui giornali. No, gli abbiamo detto. Quali sono? Allora, Tallini e Guglielmelli, vi prego. Deve completare. Deve completare Mangiacarta. Guardi, io penso, quando Guglielmelli dice che il suo partito non ha rapporti, onestamente mi viene difficile pensarlo, ma non perché dubito del suo partito, perché purtroppo viviamo in questa terra e persone corrotte o che si avvicinano ad ambienti ai quali non si dovrebbero avvicinare, purtroppo ce ne sono sia a destra che a sinistra. Quindi fare o rivestire il ruolo della verginità rispetto ad alcuni problemi, onestamente, nella nostra terra mi sembra molto... Assolutamente. Dopo mi risponde. Se lei nota... Mangialavori e poi... Se lei nota, ho l'abitudine di non intervenire. Gradirei 10 secondi per concludere. Parlate contro uno. Siamo due, si prende il doppio del tempo, ma non... Il tempo per replicare. Grazie. Si prende il doppio del tempo, ma non mi parla sopra. Andiamo, se no, pure per gli spettatori. Andiamo al dunque. Allora, stavo dicendo che due giorni fa leggevo un articolo all'indomani della sentenza che ha coinvolto Scopelliti, nel quale 60 sindaci ne chiedevano, vista la legge Severino, le dimissioni. Ebbene, quei 60 sindaci che un anno fa protestavano nei confronti di Scopelliti, perché adesso non si ribellano rispetto a quello che sta succedendo in Campania? La morale deve essere una, non doppia, e voi avete la cattivissima abitudine di utilizzarla sempre. Grazie, Mangialavori. Io ho detto che il nostro partito, il PD, è il partito della legalità, della democrazia, è il partito che fa della questione morale un proprio valore imprescindibile. È chiaro che ci possono essere episodi, è chiaro che ci possono essere persone che per motivazioni personali sicuramente possono sbagliare e devono essere condannate e punite severamente, ma non si può coinvolgere un intero partito rispetto a fenomeni del genere. Io dico e ribadisco che il Partito Democratico non ha rapporti con l'Andrangheta, anzi il Partito Democratico in Calabria è la vera forza che si oppone all'Andrangheta. E questo lo dico con la massima tranquillità e con la massima fermezza. Possiamo dire che nessun partito, anche Forza Italia, non ha rapporti. È lei che ha detto. Ma scusi, ma questo non si deve nemmeno mettere in discussione. Non è così in Italia. In Italia ci sono governi che hanno agito e agiscono per la legalità e ci sono governi che hanno, allargato anche un po' le maglie della giustizia. Questi fenomeni vengono percepiti sul territorio, perché se il governo dà segnali per cui vengono depenalizzati alcuni reati, viene diminuita la prescrizione, vengono chiuse i presidi periferici dello Stato, queste cose sul territorio si avvertono e sono fenomeni criminogeni. Noi in questo anno, questo governo ha reintrodotto ad esempio il falso in bilancio, che non è
altra cosa rispetto ai fenomeni e ai reati di 'ndrangheta. Il falso bilancio spesso è la chiave di lettura dei reati a sfondo 'ndranghetistico. Abbiamo alzato la prescrizione, stiamo dando un messaggio di legalità, abbiamo istituito l'autorità nazionale anticorruzione con Cantone, cioè sono fatti. Il PD non è contro la mafia perché siamo tutti contro la mafia, il PD è contro la mafia perché fa fatti, non fa solo chiacchiere, questa è la differenza. Noi lo abbiamo fatto, mi pare che invece durante il governo Berlusconi, tanto celebrato dai nostri ospiti, non mi pare che ci sia stato un atteggiamento così duro nei confronti di fenomeni criminali. Volevo ricordare a proposito dei presidi di legalità che uno dei presidi di legalità, la prefettura di Vibo, sta per essere chiusa da questo governo che cerca di mantenere tutti i presidi di legalità. Cioè in una situazione, in una provincia come quella di Vibo, dove il tasso criminale lo conosciamo tutti, allora il PD toglie la prefettura e questo grazie, è un segnale di vicinanza. Motta. Mi viene da dire. Io su questo, diciamo, questa discussione per certi aspetti mi pare surreale, no? Perché è la prova plastica, diciamo, al di là del ragionamento sulle, io sono d'accordo con quello che dice Mangiola Vore, il doppio pesismo sulle questioni etico, morale, giudiziarie non deve assolutamente prevalere, perché in Italia c'è un problema che non è la corruzione, è l'approccio culturale a questo fenomeno. Perché se ieri a Sanremo il 60% degli impiegati di quel comune andavano in mutande a timbrare, se ritornavano a casa a dormire, insomma, e gli amministratori dicevano che non avevano neanche il dipendente per poter adempiere ai servizi pubblici, molto probabilmente là dentro poi ci sono quelli che si compiacciono quando arrestano Maduro o quando arrestano chiunque altro. Quindi questo paese bisognerebbe vederlo, quindi su questo io ho una mia visione che è radicalmente garantista, se non altro perché nella mia prima vita sono stato uno di quelli che posso definirmi il testimone della deriva, diciamo, del sistema giudiziario. Io recentemente avuto, è stato assolto, scusa, Pasquale, accusa di peculato sotto pesante, non abuso d'ufficio, peculato, e per 15 anni ho combattuto tribunale per arrivare in Cassazione dopo 15 nelle anni nelle vesti di sindaco di Nocera Terenzio, di quando ero sindaco, per trovarmi il procuratore generale della Cassazione che dice: ma scusate, perché questo processo è stato celebrato? Beh, se me l'avessero detto, non dico assai, 13 anni fa, forse oggi non sarei qui, avrei fatto altro, diciamo. Allora c'è un problema in questo paese. Allora, la politica, destra, sinistra, poi ognuno la dice e la tira secondo la sua, ha rinunciato ad avere il primato sulla questione dell'affermazione di alcuni principi. Al di là della legalità che deve essere dura, del rispetto della magistratura, però quando la politica ormai in Parlamento arrivano i mandati di cattura e vengono arrestati tutti e non entrano nel merito, anche per, diciamo, indagini che sono completate, al di là delle responsabilità del sindaco, però e viva Dio, vogliono arrestare Bilardi, ma perché devono arrestare Bilardi? Quale prova deve inquinare? È un senatore della Repubblica, portato a processo, se avete le prove lo condannate, e allora in base alla legge Severino, che io non condivido, perché io sono per il rispetto della Costituzione, e se la Costituzione dice che si è innocenti fino all'ultimo grado di giustizia, io sono il testimone di questo, in base alla legge Severino, se mi condanna un giudice di primo grado, io ho finito, sono uscito fuori. E lì non vale neanche il ragionamento di come si seleziona la classe dirigente. Certo, se tu metti nelle liste un gaglioffo conclamato va bene, ma se tu metti una persona che, insomma, moralmente, e poi alla fine scopri che si prende le mazzette e non lo sapevi, non è semplice fare selezione di classe dirigente. Io credo, e ho chiuso, che la politica deve continuare a litigare perché è giusto, perché ci siano le posizioni, eccetera, eccetera. Ma deve, certo, irrigidirsi nella selezione dei gruppi dirigenti, perché ormai i gruppi dirigenti non vengono più selezionati da nessuna parte. Una volta alle vecchie scuole, da qualche parte li selezionavano. Oggi, cioè, tu metti in una lista uno che te lo presenta, uno dice: ma questo c'ha 300 voti, mettiamolo dentro, nessuno, se è bravo, se sa parlare, se conosce, diciamo, un minimo di rendimento. C'è un problema nella selezione della classe dirigente. E nello stesso tempo però c'è il problema, che è correlato, dell'autorevolezza della politica rispetto agli altri poteri dello Stato.
le regole le devono rispettare tutte, perché non si può pensare che ci sia un potere moralmente più elevato dell'altro. Perché il riferimento non può essere la giustizia non controllare la politica. Io al di là dei tre, qui sbaglia Tallini, al di là delle accuse, no, noi non sappiamo, io ho guardato le carte di tutte e tre questi qua. E, insomma, non so io se reggeranno queste accuse fino alla fine. Cioè, di tutte... Io ho fatto una piccola distinzione. Il problema... Però io la penso esattamente come te. Ma sono d'accordo, ma lo so che la penso come me. Perché tu ti ricorderai... ci diamo dal tuo e dall'altro perché ci conosciamo da 30 anni, ci ricordiamo che il 2006, fenomeno De Magistris, cioè la Calabria doveva essere arrestata da un momento all'altro da destra a sinistra, c'era un solo consigliere non indagato da De Magistris in un consiglio allora di 50, se non sbaglio. Alla fine abbiamo speso 9 milioni di euro di inchieste giudiziarie finite tutte e con proscioglimenti, assoluzione, ecco. Fermiamoci un attimo, viva Dio, qualcuno dovrebbe pure pagare le spese, no? Pasquale, fermiamoci un attimo, dobbiamo voltare pagina. Abbiamo esaurito, e penso l'abbiamo esaurito con grande puntualità, con toni anche accesi, però in maniera molto costruttiva da parte di tutti i nostri ospiti in studio. Parliamo adesso di lavoro, parliamo di sanità. Lavoro, una delle vertenze, forse la madre di tutte le vertenze, è quella che interessa i percettori di ammortizzatori sociali in deroga. A Catanzaro una grande manifestazione organizzata dalla UIL, le rassicurazioni non bastano, la regione ce la sta mettendo tutta, è stato spiegato anche nel corso di un incontro in prefettura, e però lo stato dell'arte è quello che il presidente Oliverio ha illustrato a margine appunto di questo incontro con il ministro, il prefetto Luisa Latella. Noi abbiamo messo risorse della regione che devono essere sbloccate e solo per un fatto burocratico del Ministero del Lavoro ancora non sono nella nostra disponibilità, o meglio nella disponibilità dell'INPS, perché le risorse sono risorse del Fondo Sociale Europeo che sono proprie della Calabria. Pensiamo di dover chiudere adesso una parte con le risorse che aspettiamo vengano dal punto di vista burocratico sbloccate, e dall'altra parte stiamo lavorando per reperire risorse per chiudere il 2014, che la prima cosa è quella di rispettare quello che è un diritto dei lavoratori. I diritti vanno rispettati, quello che è un dovuto va appunto va pagato, e per questo anche stringendo la cinghia noi mettiamo a disposizione le risorse che sono proprie della regione, che sono destinate alla nostra terra. Non chiediamo nulla di aggiuntivo, chiediamo solo che ci si metta nelle condizioni, e il Ministero del Lavoro deve fare questo, di poter utilizzare le nostre risorse. Bene, sono 30.000 i percettori di ammortizzatori sociali in deroga che aspettano in tantissimi, troppi casi, il saldo di tante troppe spettanze pregresse. E poi c'è un altro problema, quello che è stato illustrato dall'assessore regionale Federica Rocisano proprio nel corso dell'ultima settimana, cioè quello dell'avvio di politiche attive che possono in qualche modo riaccendere la speranza affinché questi lavoratori possano tornare a lavorare. Uno dei temi caldi appunto dell'autunno è il lavoro, un altro riguarda la sanità. Quale sanità? La sanità del commissario Scura, la sanità di un piano di rientro che fino a questo momento non ha prodotto i risultati che evidentemente il governo sperava potesse produrre. Su questi aspetti abbiamo raccolto altre due interviste. La prima è quella ad Arturo Scotto, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà alla Camera dei Deputati. Quello che vediamo oggi è semplicemente la delega a qualche tecnico a scrivere delle tabelline. Non c'è l'anima, non ci sono le persone, non ci sono i cittadini in carne ed ossa, gli ammalati con i loro problemi. Vengono cancellati i dati più drammatici che vedono la Calabria indietro sul piano della scommessa economica sulla sanità. In Calabria si spende molto di meno rispetto alla Valle d'Aosta, ma anche rispetto al numero di persone
affette da malattie croniche. Occorrerebbe un coinvolgimento delle associazioni, dei sindacati, dei cittadini. Occorrerebbe che la sanità fosse davvero cosa pubblica, mentre invece oggi sembra esclusivamente un luogo dove tagliare o dove trasferire qualche affare ai privati. Così non va. Così non va, dice Arturo Scotto, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà alla Camera dei Deputati. Arturo Scotto, ovviamente, è sceso in Calabria per parlare dei problemi della sanità in Calabria. Un'altra autorevole figura del mondo politico-sindacale intervenuta in Calabria negli ultimi giorni è Rosanna Dettori, segretario generale nazionale della Funzione Pubblica CGIL. Ecco cosa ha dichiarato in ordine allo stato dell'arte della sanità in Calabria e soprattutto, attenzione a ciò che dice, sul ruolo del, su cos'è, quali sono gli effetti del commissariamento. Come si fa un piano sanitario regionale che è in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini, facendo anche un lavoro molto importante che è quello dell'indagine, del censimento dei bisogni dei cittadini calabresi, onde scegliere quali sono i piani di intervento, perché poi magari costruiamo le eccellenze, però ai calabresi quell'eccellenza non serve, quindi bisogna anche tenere conto delle esigenze dei cittadini calabresi e delle patologie che questa regione. L'altro tema è bisogna uscire velocemente dai commissariamenti. I commissariamenti sono la cosa più sbagliata che la legge ha messo in campo, perché un commissario che può fare tutto quello che vuole, dopodiché non ha un'autonomia di lungo tempo, per cui non può programmare per lunghi periodi, deve risolvere le emergenze economiche. Siccome io sono un po' velleitaria, ma la salute non può essere assoggettata ai piani di bilancio, perché le prestazioni devono essere garantite. Poi ovviamente una regione come la Calabria, che è già sottoposta a piano di rientro, soffrirà maggiormente delle politiche che questo governo sta mettendo in campo, perché nella legge di stabilità c'è un ulteriore taglio, che ne dica il Presidente del Consiglio, c'è un ulteriore taglio alla sanità e ovviamente le regioni in piano di rientro sono quelle che soffriranno di più. Sanità, ne parliamo con uno che certamente ne capisce, anche perché è un importante medico, una delle eccellenze di questa regione, al di là, ecco, dell'aspetto politico. Mi rivolgo appunto al camice bianco, Mangialavori. Quanto ha ragione Rosanna Dettori? Grazie per le belle parole. Ha assolutamente ragione. Io penso che, come lei, il commissariamento in generale, ma soprattutto per gli aspetti sanitari, sia la cosa peggiore che un territorio possa avere o subire. Naturalmente c'è da chiedersi perché, e ringraziamo Oliverio perché c'è scura. Ma non litigate anche sulle cose. Ci è andato Scopelliti a Roma a dire a Berlusconi, allora, per favore, commissario. Tallini, Mangialavori e Guglielmelli sono cose sulle quali Tallini, Guglielmelli e Mangialavori. È l'unica cosa sulla quale, ve lo dico io, è l'unica cosa sulla quale vi trovate d'accordo, la sanità. Sì, può continuare Mangialavori. Sul metodo siamo d'accordo. Stavo dicendo che mi ha fatto perdere il filo. Comunque, il commissariamento soprattutto per la sanità è quanto di peggiore possa avere un territorio. C'è da chiedersi come mai sia arrivato a un commissariamento, e anche qui nessuno può fare il verginello, perché problemi, colpe ne ha il centrodestra, ma colpe ne ha anche il centrosinistra. Ricordiamoci che gli ultimi 20 anni della nostra attività regionale sono stati appunto governati per metà dal centrodestra e per metà dal centrosinistra, per cui verginelle non ne devono esistere. Dobbiamo ringraziare Scopelliti, sempre la solita polemica. Non mi sembra che Renzi abbia voluto ridare il primato alla politica, mi sembra che abbia riconfermato il commissariamento. Quindi dobbiamo ringraziare Scopelliti e dobbiamo anche ringraziare. Non lo ha confermato, non è che l'ha scalato il commissariamento. Ringraziare Renzi. Detto questo, mi auguro. È difficile parlare così. Guglielmelli e Tallini, per favore. Detto questo, mi auguro, siccome ho la buona abitudine di cercare di ricordare tutte le tappe, soprattutto in Consiglio regionale, delle varie dichiarazioni del nostro Presidente, mi auguro che
e mi auguro che non venga smentita come le tante dichiarazioni che ha fatto il Presidente Oliverio, che entro il 31 dicembre 2015 la Calabria possa uscire dal commissariamento. Questa è stata una delle prime dichiarazioni del nostro Presidente, dell'attuale Presidente. Ritornando alle cose serie, dicevo, commissariamento in sanità la cosa peggiore. La cosa peggiore perché naturalmente si perde di vista quello che dovrebbe essere il compito di chi amministra la sanità, e cioè dare sanità al territorio, e si bada esclusivamente ai conti. È normale che bisogna guardare i conti, ma non una buona sanità che pensa solo a tagliare per far ritornare tutto in quello che è stato stabilito non andrà da nessuna parte. Io ricordo la chiusura della neonatologia di Lamezia, un centro di eccellenza che serviva tutto il nostro territorio provinciale di Vibo, perché a Vibo non abbiamo purtroppo una neonatologia, che serviva tutta la parte dell'Ametino, con dei professionisti di elevatissima caratura, verrà chiusa. Quindi l'unica neonatologia che esisterà nella grande provincia Vibo, Catanzaro e Crotone, sì, solo qualche esempio. Naturalmente sarà quella di Catanzaro, con 12-13 posti letto, quindi il commissariamento è questo che produce. Il centro di fibrosi cistica di Lamezia, un centro di eccellenza, unico in Calabria, verrà chiuso dal commissariamento. Finché la politica non si riappropria, naturalmente sotto lo stretto controllo dei conti, ma non si riappropria di quello che è una sua funzione, cioè dare sanità al territorio, il risultato sarà disastroso. Guglielmo, allora, vedi io non voglio essere polemico, a me è dispiaciuto, perché voglio ricordare che dal 2008 al 2010 noi abbiamo avuto Loiero Presidente della Regione Calabria e Berlusconi Presidente del Consiglio. Berlusconi ha provato in tutti i modi a commissare Loiero, ci ha provato in tutti i modi. Devo dire che Loiero in quella vicenda è stato bravo a dire no, cerchiamo di rientrare dal debito, ma non commissariateci, perché evidentemente aveva più esperienza, sapeva che il commissariamento si sa quando comincia e non si sa quando finisce. Appena eletto Scopelliti, il primo atto che fa è andare da Berlusconi, forse in una bulimia di perché è chiaro che il commissario non devi dar conto al Consiglio regionale, decidi tutto tu, va da Berlusconi, gli dice per favore mi nomini commissario, perché in questo modo ho le mani libere, posso rientrare. L'avrà fatto anche per nobili ragioni, non sto dicendo che l'ha fatto per qualche recondito scopo, però va da Berlusconi e si fa commissariare. Finisce la legislatura di Scopelliti e comincia un problema, e qui sono in parte d'accordo. Cioè, è chiaro che non ci sono più le ragioni per il commissariamento, perché il sistema economico e finanziario del sistema sanitario regionale, dopo 5 anni di commissariamento, è in equilibrio. Perché i calabresi hanno pagato l'IRPEF e l'IRAP più alta d'Italia, perché sono stati fatti tagli, perché sono stati chiusi ospedali, perché sono stati chiusi unità complesse, però il dato è che oggi non ci sono più le ragioni del commissariamento. E quindi Oliverio ha chiesto che entro il 31 dicembre si arrivi al superamento del commissariamento. Questa può essere una battaglia, penso, bipartisan, può essere una richiesta congiunta. Cioè fare in modo che finisca il commissariamento e che la parola non vada attenzione al Presidente della Regione, vada al Consiglio regionale, perché il Consiglio regionale è il vero titolare della sovranità legislativa anche in questa materia. Quindi su questo l'auspicio che io faccio è che si trovi una sinergia per dire al Governo nazionale basta. Ci avete commissariato 6 anni, basta. Adesso Tallini annuiva. Sì, sì, no. Annuiva in maniera anche molto. Sono perfettamente sincero. D'accordo con alcune, però ricordo delle cose che io ho vissuto, e quindi prima quando Loiero andava al tavolo Massicci, la Calabria era considerata inattendibile, perché andava con i cosiddetti bilanci orali, mai con i bilanci scritti e certificati. Poi, invece di pensare a fare una cura da cavallo per rientrare dal deficit, Loiero nominava manager che poi si dovevano candidare, e quindi hanno fatto della sanità, e ne abbiamo un caso in Consiglio regionale, che tra le vostre file, che era manager, medico candidato e messo a fare il direttore generale, poi grazie a quel ruolo ha fatto della sanità una macchina elettorale che gli ha consentito. Questo non ha potuto aiutare il centro-sinistra a risanare il buco della sanità, e Scopelliti ha ereditato 1 miliardo e 8
di deficit, e dopo 5 anni di sanità gestiti, il commissario era Scopelliti. E voi mi dovete spiegare perché quando Scopelliti entrò in contrasto con Pezzi, perché tutto il centro-sinistra si schierò con Pezzi contro Scopelliti? Quindi il solito centro-sinistra della doppia morale, quando governano gli altri, no, i principi devono essere Tallini. Completamente Scopelliti l'abbiamo criticato, allora, con la massima pacatezza, allora, perché non rispettavi il piano, no, di rientro che lui stesso ha fatto. E allora finisce l'esperienza Scopelliti, e lo ha detto lui, e lo ringrazio per l'onestà intellettuale, con l'equilibrio di bilancio, con la cura Scopelliti, dove non mi risulta che vi è stata una catastrofe, certo c'è stato il sacrificio, però siamo riusciti da una parte ad azzerare il deficit, quindi l'equilibrio di bilancio, ad avere le premialità che loro oggi stanno utilizzando, e dovrebbero quelle risorse che servono a rilanciare la sanità, ma soprattutto ha avviato la procedura per la realizzazione dei nuovi ospedali e ha chiuso gli ospedali della morte. Replica flash perché siamo quasi in chiusura. Un oggettivo riconoscimento che va dato a questa nefasta esperienza di Scopelliti. Solo Scopelliti questo l'ha potuto fare. Sì. Ed io mi vanto e mi onoro di aver fatto parte di questa esperienza che ha saputo dare queste grandi risposte. Ognuno è Guglielmelli, pochi ognuno secondi per contro. Noi abbiamo criticato Scopelliti perché ha scritto un piano di rientro e non l'ha rispettato. Noi abbiamo i posti programmati e mai attivati in adesso questa regione. Adesso è aumentata la spesa. Adesso è aumentata la spesa. Si arriva all'equilibrio del bilancio per un semplice motivo. Come dicevo prima, lo hanno fatto pagare i calabresi con l'IRAP e con l'IRPEF, e c'è stato il buco del turnover che ha consentito il taglio appunto. E c'è stato un altro elemento, l'abbattimento della spesa farmaceutica, e anche qui penso che le spese... Posso dare un consiglio a Guglielmelli per Oliverio? Sì, praticamente no, perché dico una cosa amicizia positiva su cui possiamo fare una battaglia comune. Sì. I decreti di nomina sono decreti di commissari ad acta. Allora, oltre quella materia non possono decidere i commissari, così, invece purtroppo si stanno arrogando. Non è così, e non è così perché nei decreti c'è scritto. Nei decreti c'è scritto. Dovete essere veloci perché siamo veramente in chiusura. Nella legge finanziaria del 2010, quando viene conferito l'incarico a Scopelliti, viene scritto nella legge che la Regione deve rimuovere addirittura gli ostacoli di ordine normativo all'attuazione del piano di rientro. Però al piano di rientro? Al piano di rientro. No, ma qua decide pure gli accreditamenti. No, ma il problema tutto, è il problema è che questo si arroga il diritto di sostituirsi completamente al Presidente della Regione. E al Consiglio anche. E al Consiglio. E non ci è possibile, altrimenti siamo noi abbiamo un dirigente generale al Come Dipartimento vi dicevo, della Salute sulla sanità che ci sta a siete fare. D'accordo. In conclusione, abbiamo veramente 60 secondi, vorrei che concludesse Pasquale Motti. Io ringrazio per la conclusione, no, ma al di là delle battute su questa ultima questione, i termini di una battaglia comune ci sono, perché insomma è la Calabria che non è interessato a questo tipo di commissariamento. Secondo me i commissariamenti vanno superati, Scura è l'ultima, diciamo, defaianza basta romana. Basta ricordare l'emergenza ambientale. No, infatti stavo citando questo. Qui i commissariamenti, se facciamo il bilancio, non solo non hanno attivato la spesa, non l'hanno velocizzata, hanno bloccato il settore, e in alcuni casi, come Scura, addirittura si vogliono precludere pezzi di competenze che non gli spettano. Quindi questa è una situazione che dovranno risolvere con una battaglia comune, perché non basta solo una parte, perché Roma, e quando dico Roma penso all'entità dello Stato centrale, sulla sanità in Calabria secondo me ha interessi che vuole coprire proprio con i commissariamenti. Io sono d'accordo. Ne discuteremo nelle prossime puntate di Pubblica Piazza, grazie ai nostri ospiti, grazie intanto ad Emilio Casciaro che salutiamo e speriamo possa rientrare al più presto, grazie alla nostra Michela Mancini, nostra inviata a Roma, che ha realizzato l'ottimo contributo, l'intervista all'onorevole Pino Galati.
grazie a Pasquale Motta, direttore di LaGNews24.it, nonché nostro inviato speciale, nonché inviato al Consiglio regionale, che speriamo possa tornare a riunirsi al più presto, un auspicio non solo di Mangialavori. Grazie a Luigi Guglielmelli, grazie in bocca al lupo al suo Partito Democratico e alla sua carriera politica, visto che rappresenta il nuovo che avanza. Un in bocca al lupo per il loro lavoro, grazie. Da oppositori, sempre che Magorno non se la prenda male. E poi ovviamente in bocca al lupo per il vostro lavoro in Consiglio regionale di sani oppositori. A Domenico Tallini, coordinatore provinciale a Catanzaro di Forza Italia e consigliere regionale del gruppo misto, puntualizzazione che è sempre opportuna secondo me, e stessa cosa. Ma per... conta il partito o contra il gruppo? Assolutamente. Era semplicemente... penso che conta il partito. Era una battutaccia. No, perché si dà molto valore all'iscrizione al gruppo, e il gruppo che cos'è? E tu devi andare là e fare il tuo, e rappresentare i cittadini. Del tuo partito a cui tu non sei iscritto è un problema. Vabbè, ma non è per scelta mia. Grazie a Giuseppe Mangialavori, consigliere della Casa delle Libertà, nonché coordinatore provinciale di Forza Italia a Vibo Valentia. Grazie ovviamente alla regia che ha curato in maniera impeccabile anche questa puntata, e voi ovviamente restate con noi.